Wedi, spoiler registrazione 25 e 26 Galgani abbandona lo studio in lacrime. Sabato 25 marzo e domenica 26 marzo 2023, sono state registrate due nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la conoscenza tra Gemma Galgani e Silvio Venerato sarebbe giunta al capolinea. Nel dettaglio, la dama avrebbe abbandonato lo studio in lacrime dopo che Silvio ha deciso di tenere delle nuove corteggiatrici arrivate nel programma per conoscerlo. Le anticipazioni relative alla puntata registrata sabato 25 marzo, vedono come protagonista Gemma Galgani. La dama, al centro dello studio, ha parlato della serata trascorsa a casa di Silvio Venerato, il cavaliere avrebbe deciso di farsi trovare all'arrivo di Gemma a petto nudo. Ma non solo, per sedurla avrebbe iniziato ad utilizzare un linguaggio piuttosto colorito. Tale atteggiamento avrebbe portato la dama piemontese ad avere un blocco. Di conseguenza, anziché trascorrere una notte di passione, i due volti del dating show di Maria De Filippi hanno passato la serata a discutere. In studio, Tina Cipollari avrebbe preso le difese del cavaliere sostenendo che Gemma abbia solo trovato una scusa in quanto nutrirebbe uno scarso interesse nei confronti di Silvio. Stando sempre alle anticipazioni diffuse dall'account di Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani avrebbe lasciato lo studio di Uomini e Donne in lacrime. Il motivo? Silvio Venerato avrebbe deciso di tenere alcune donne che hanno scritto al programma per conoscerlo. Tale gesto da parte del cavaliere avrebbe procurato un certo fastidio alla dama. Per quanto riguarda la registrazione di domenica 26 marzo, le anticipazioni parlano di una chiusura definitiva tra Gemma Galgani e Silvio, il cavaliere avrebbe deciso di abbandonare il programma. Ma non è tutto, tra i protagonisti ci sarebbe anche Armando Incarnato, il cavaliere avrebbe discusso con il corteggiatore di Gemma. Poiché non avrebbe gradito alcune frasi rivolte dall'uomo nei confronti della storica dama di Uomini e Donne. A causa del fastidio provato, Armando avrebbe deciso di uscire dallo studio. Al suo rientro, Incarnato sarebbe stato rimproverato da Gianni Sperti, l'opinionista ha definito il cavaliere un maleducato. Poiché si sarebbe preso la briga di abbandonare lo studio senza chiedere il permesso. Secondo il punto di vista di Maria De Filippi invece, il cavaliere avrebbe fatto bene se in quel momento pensava di andare oltre nei modi e nei termini durante la discussione con Venerato. Giante și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.